366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 7 dicembre. Immagini a puntino. Se fai su un foglio a quadretti un disegno molto semplice, ad esempio una cornicetta a diversi colori, e poi telefoni a un tuo amico e lui ha un foglio a quadretti e quattro pennarelli colorati, puoi trasmettergli il disegno semplicemente dandogli un quadratino dopo l'altro le coordinate. Vale a dire che i vostri fogli avranno i quadrettini contrassegnati da numeri in verticale e da lettere in orizzontale, proprio come si usa per giocare a battaglia navale o per cercare una strada sulla mappa dello stradario allegato all'elenco telefonico. La TV funziona proprio allo stesso modo. Sul video di casa tua le immagini arrivano come puntini luminosi di diverse intensità, una riga dopo l'altra. Ma sono così piccoli e arrivano così velocemente che noi vediamo soltanto l'immagine in movimento. I puntini viaggiano attraverso lo spazio come segnali elettrici, allo stesso modo delle voci che ci giungono via radio. Il primo che riuscì a trasmettere un'immagine da una parte all'altra fu un tal Philo Farnsworth, che nel 1927 inviò da una stanza all'altra di casa sua una riga nera. Era ancora uno studente. Fu l'inventore del tubo catodico e morì povero. In un momento di bisogno si vendette il brevetto. Nel 1936 a New York 150 famiglie ebbero un televisore e la prima cosa che videro fu il gatto Felix, il nostro Mio Mau. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.